Stasera vi presento Barossi Rebecca, che è del 2001. 2001, quindi è una delle due con Giacomini che fanno di Giovanini. E abiti? Ad Azzanumella, Azzanumella, provincia di Puglia. E che scuola fai? Liceo artistico di Puglia. Lei è un artista, si vede molto bene. Non mi vanto. Non ti vanti, no. lo so che mi devi dire. Figlia di un genitore bresciano e l'altro genitore, la mamma di dov'è? Brasiliana. Brasiliana. Di São Paulo, tipo verso il sud del Brasile. E hai ancora tutti i parenti? Parecchi parenti? Sì. C'è ancora mia nonna e le mie tre zie, una è venuta a mancare. Questo è il terzo anno che sei in Promovo, il primo anno sei venuta con me, venivi da un'esperienza del CSI, giusto? Esatto. Guarda lì. Sì, scusa. Sì, sì. Venivi un'esperienza del CSI, sì, e sì. Abbiamo fatto... Poi tra l'altro hai iniziato dopo perché c'era un problema, sì, anche sul tesseramento, esatto. E quindi abbiamo iniziato a lavorare un po' sull'aspetto tecnico. E devo dire che il primo anno hai fatto una progressione tecnica veramente fantastica. Sì, me ne rendo conto anche io. Poi l'anno scorso eri già in 18, sì. Okay. E quest'anno, riprendo in mano un po' io, quest'anno, riprendiamo un po' da quest'anno. Quest'anno è stato un anno un po' tribolato, venivi comunque da un infortunio precedente, la stagione scorsa, che era il ginocchio. Sì. Hai terminato prima in modo che tu ti possi curare, giusto? Sì. Quindi hai fatto tutto un lavoro di riabilitazione durante tutta l'estate. Mm-hmm. E poi vabbè, siamo ripartiti piano, hai fatto bene la preparazione. E poi hai avuto un problema all'addome. Purtroppo sì. Giusto? Esatto. È stato un po' sfigato. È stato un po'. Sì. Poi. Abbiamo recuperato pian piano l'infortunio, sei rientrata, stai facendo bene, molto bene, e poi per una stupidata ti sei, esatto, distorta la caviglia, esatto, in allenamento, in battuta, si può? In battuta? Se spieghi la dinamica? Allora, la dinamica è stata che praticamente io stavo battendo e non l'ho vista la Martina Miljakovic passarmi davanti. E allora praticamente nell'atterrare ho visto lei davanti a me e io ho beccato, sono atterrata sul piede della Martina e tac. Quindi un ulteriore infortunio. Tra l'altro nei momenti più, sì, della stagione. Vabbè, dopo abbiamo recuperato piano piano, hai iniziato a riprendere allenamenti e poi sì, potevi essere pronta anche per la finale, è stata una mia scelta tecnica. Dimmi qualcosa su questa stagione, cosa ti piace, cosa non ti piace, cosa ti aspetti. Allora, sei contenta innanzitutto di essere capitato provinciale? No? Sì, ma ciao, contentissima perché l'anno scorso l'ho persa e anche nell'Under 16 l'avevo persa. Ma sei già con me? Sì. Il primo anno, sì. È il primo anno e finalmente una volta che vinco l'Under 18, allora sono fiera della mia squadra, di tutto anche. E di quest'anno io dico che sono stata molto sfortunata perché non pensavo, pensavo di arrivare, ho detto, e di iniziare bene una stagione bella, pronta, e invece sono capitati questi due infortuni. Quello dell'addominale pensavo che durasse meno perché nel primo anno ho avuto una contrattura e non è durato tanto. Cioè era durata tipo una settimana e poi mi era passato, invece quest'anno è tipo durato un mesetto, due mesetti, non me l'aspettavo una cosa, un recupero così lungo. E poi anche la caviglia verso febbraio, marzo, non mi ricordo, mi sono scocciata un sacco, cioè nel senso
Sì, potrebbe essere il tuo anno, diciamo, esatto, sì. Il tuo ultimo anno di 18, il tuo anno come, come centro, perché comunque hai delle abilità non indifferenti, una grande capacità di salto e una rapidità di braccio notevole, magari qualche difettuccio a muro. Sì, sì, sì. Soprattutto... quello lì devi imparare prima, esatto. Soprattutto quando vai verso destra, ho notato che fai fatica a chiudere, mentre quando vai verso sinistra è molto meno fatica. Niente, dai, quest'anno ti ho quest'oggi ti ho fatto partire, poi la partita si è messa un po' male e quindi ho fatto una scelta più, come ti ho spiegato, più sui meccanismi. La squadra aveva bisogno di certezze, di meccanismi, e quindi ho rimesso dentro Sonia. Questa sera come ti è sembrata la partita? Potevamo far molto meglio, cioè nel senso, noi come al solito, allora, già il fatto che siamo, che tu ci hai ripresi, che siamo arrivati, che siamo arrivate molto tranquille. Sì, perché si dice che è Milano 10, sì. La decima squadra di Milano, sarà chissà come, arriviamo in palestra in qualche modo. Esatto, non va bene perché anche se una squadra è debole o forte bisogna essere lo stesso concentrate, perché si può anche perdere con una squadra più debole di noi. Nel senso, abbiamo visto anche nel primo set, non ce la siamo cavate benissimo, poi nel secondo ci siamo riprese per fortuna. E basta, poi anche negli altri set non penso sia andata così male, però potevamo fare meglio. Siamo state un po' disconcentrate. Il primo set ci è scappato via, il secondo abbiamo vinto agevolmente, il terzo set abbiamo faticato a chiuderlo, però ce l'abbiamo fatta, e questo comunque è anche una dimostrazione che la squadra comunque ha carattere, sì. Tant'è che abbiamo fatto nel set ben 6 cambi per riuscire a sfruttare, a utilizzare le abilità di tutte le ragazze. Devo dire che questo è un grande merito del gruppo, della squadra. E beh, l'ultimo set poi è una cosa facile come il secondo set, quindi tutto sommato siamo contenti, no? Sì, sì, siamo contenti. No, io spero di arrivare nella Final Four regionale, perché è un bel obiettivo veramente. Certo, questo sarebbe molto bello, e sì. Noi puntiamo a quello, faticheremo e suderemo per ottenerlo, poi chiaramente il campo sarà giudice. Esatto, sì, sì.